Buongiorno, bentrovati. Lascio la parola al direttore sportivo Marco Di Vaio per un'introduzione, poi Lewis Ferguson a vostra disposizione, previa presentazione naturalmente. Niente, presentiamo Lewis, che è un giocatore che ci ha trovato d'accordo sia nella vecchia gestione che con l'arrivo di Giovanni, perché è un nome che noi seguiamo, abbiamo seguito durante tutta l'annata, perché si è messo in luce con le sue prestazioni, anche soprattutto perché ha questo feeling con il gol che lo dimostrano i numeri, e quindi è un giocatore che gioca e può giocare in varie posizioni del centrocampo e si adatta molto bene alle varie situazioni, che porta fisicità, inserimento, feeling con il gol, anche struttura. Quindi è un giocatore ancora giovane che può svilupparsi qua da noi, continuare la sua crescita. Un giocatore che ha assaggiato con tante presenze anche a livello internazionale, non solo con la nazionale, ma anche giocando in Europa con la sua squadra, la sua ex squadra, quindi ci porta anche esperienza, anche se è giovane, quindi siamo contenti di averlo qua con noi. E si mette a disposizione, va a rimpiazzare, non come livello per specificare di qualità, perché sono due giocatori diversi, ma numericamente la partenza di Mattias, e quindi va a occupare quella posizione, con le sue caratteristiche, con il suo modo di giocare, adattandosi secondo noi bene anche con gli altri centrocampisti che abbiamo in rosa, perché ha caratteristiche diverse, quindi siamo molto contenti del suo arrivo. Welcome Massimo Vitali, resto del Carlino. Ti chiedo com'è stato l'impatto con la realtà del ritiro e le prime cose che ti sono saltate in mente, che hai notato in 10 giorni di allenamenti con questa squadra. Mi sembra 10. Been really good. The boys welcomed me, made me feel at home. And the first thing I noticed about the squad was the physicality of the team. Sono stato accolto molto bene. I nuovi compagni mi fanno subito sentire a casa. Sono convinto di essere arrivato in un'ottima squadra, un ottimo gruppo, e stiamo lavorando duro anche fisicamente. Questa è la prima cosa che ho notato, insomma, per essere pronti durante i primi giorni di questa nuova avventura. Ecco, se si può presentare tecnicamente, che giocatore è, se dovesse raccontare ai bolognesi che giocatori si devono aspettare? I'm a central midfielder, box to box, traditional box to box player. I like to get forward, score goals, hit the box, and I also like to do the defensive side of the game. Un centrocampista moderno, come si dice, box to box, quindi molto votato all'azione offensiva. Mi piace portarmi in avanti, condurre il pallone, cercare il gol, fortunatamente anche segnare, e poi inevitabilmente devo anche naturalmente concentrarmi sulle faccende difensive del mio ruolo. Ciao, benvenuto, Luca Bartolotti, Repubblica. Abbiamo scritto, probabilmente, insomma, ci direi se è così, che sei stato anche consigliato dal tuo connazionale Ikei per scegliere Bologna, e quindi ti chiedo cosa nello specifico ti ha raccontato della città e della squadra. E visto che parlavi, dicevi, sei stato accolto molto bene dal gruppo, se c'è qualcuno con cui hai già legato particolarmente, qualcuno che ti ha fatto già sentire a casa. The guys have been really welcoming, because most speak English, so they've
they've made it easy for me to fit in. And also, I spoke to Aaron before coming here, and he spoke really positive about the city, the people, and the football team. So he made it clear that it was the right move for me. Andando in ordine, ho parlato con Aaron Hickey prima di venire qui, mi ha parlato in maniera molto positiva della città, della gente di Bologna e della squadra, del club in cui sono arrivato, ed è stato naturalmente una spinta fondamentale nella mia scelta, e mi ha fatto capire che la scelta che comunque avevo preso era corretta. E, per quanto riguarda i nuovi compagni, dal momento che la maggior parte dello spogliatoio parla bene inglese, per me l'inserimento è molto facile, quindi non ha citato uno in particolare, ma insomma è stato accolto molto bene in questo senso, ecco, anche dal punto di vista linguistico. Ciao, benvenuto, Giorgio Burredo, Corriere dello Sport Stadio. Ma ti chiedo un po' di te: hai un idolo a cui ti ispiri? Hai qualcuno che hai guardato e che è servito per farti crescere? Yeah, I used to always look up to my father, who played football. But when I was a young kid, I used to look up to Frank Lampard. He was my idol growing up, so I really enjoyed watching him and trying to learn from things that he done. And he had a great career, so. Ha citato il suo papà, che era un giocatore. Derek Ferguson, naturalmente, che era un giocatore, un calciatore professionista scozzese, e che è stato il suo modello. Per quanto riguarda invece al di fuori, diciamo, del lato familiare, da ragazzino si è ispirato, si divertiva molto, si incantava a guardare Frank Lampard, che era a tutti gli effetti il suo idolo e che, osservandolo, ha contribuito alla sua crescita come centrocampista. Ciao. Fernando Pellerano, Corriere. Mi senti? Non so se si sente. Tre cose veloci. Cosa sai del calcio italiano? E quindi, qual è il tuo obiettivo di carriera? E la terza cosa, tu hai giocato in Scozia soprattutto come interno di centrocampo, ma anche come mediano e qualche volta anche come trequartista e seconda punta. Qual è la posizione che ritieni più idonea alle tue caratteristiche? Facile per da tradurre. Questo, tre. Facilissimo. I've obviously watched a lot of Italian football. I watched the highlights of Bologna because Aaron Hickey played here, so I always like to see how he was doing, and I obviously love watching the Italian national team as well. They're a really passionate side, but I enjoy watching it on the TV when I'm back home. The Italians are really passionate about their football, and that's something that I like. Ho visto molto calcio italiano, ovviamente. E in particolare ho sempre guardato anche le azioni salienti del Bologna, perché ci giocava il mio connazionale Hickey, quindi volevo vedere come andava, mi piaceva l'idea di vederlo all'opera, di vedere come si disimpegnava in Italia. E il calcio italiano è molto passionale, questa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto, e un esempio di questo è anche la nazionale italiana di calcio. Insomma, è una maniera di vivere il calcio molto viscerale che mi attira molto, ecco. La seconda domanda era sugli obiettivi personali. Sì. My targets for this year is to settle in. It may take some time, but I want to settle into the city and the team, and then play as many games as possible and try and develop as much as possible. And hopefully if I'm playing, hopefully can score some goals and help the team out.
aiutare la squadra il più possibile, svilupparmi, crescere come calciatore il più possibile, ma spero di, sì, di segnare e di essere anche importante per il Bologna, al di là di crescere io personalmente, di essere un fattore importante per la squadra. Questo è l'obiettivo della prima stagione. Dei 16 ruoli che interpreta quale? My favourite position would just be the traditional number 8 midfielder, box to box. I can also play as a defensive midfielder or attacking, but my most preferred would be the traditional box to box role. Ruolo di centrocampista di spinta, di inserimento, tradizionalmente definito come box to box, poi posso giocare con compiti più difensivi, quindi un po' più indietro, anche un po' più avanti sulla tre quarti, però come diceva anche inizio conferenza, preferisce la posizione di centrocampista di gamba e di spinta, insomma, come diciamo noi nel calcio italiano. Buongiorno Lewis, Leonardo Bosello, Made in Bo TV e Tutto Mercato Web. Ti chiedo una considerazione tua sulla crescita del calcio scozzese, anche sulla crescita della nazionale che in parte hai avuto modo di vedere in maniera personale tua, se credi che il calcio scozzese sta crescendo a livello mondiale, europeo. Grazie. I think over the past 5 years or so, the national team has really grew and become a strong team. There's loads of talent, players now playing in top leagues, in the Premier League, in Serie A, and all over the world. So there's players like Tierney, Robertson, McGinn, top level players in the national team, and I hope by making this move to Bologna that I can then develop into a top player alongside those guys. Negli ultimi 5 anni in particolare il calcio scozzese sta crescendo passo dopo passo e in questo momento penso che la nazionale scozzese sia una squadra forte, dotata anche di molto talento, e non è un caso che ci siano alcuni giocatori di grande livello che siano top player della Premier League ad esempio, e in qualche caso anche della Serie A. Abbiamo raggiunto un livello alto, spero di farne parte anch'io. La mia scelta di cimentarmi col calcio italiano è anche in questo senso, per diventare anch'io parte importante di questo sviluppo della squadra nazionale. Benvenuto Francesco Livorti, Bologna Sport News delle Santerno. Ti chiedo se hai già parlato singolarmente con Mihajlovic e cosa vi siete detti. Not one-to-one yet. I spoke just briefly over a Zoom call before the game on Sunday. It was mainly Marco and Giovanni that I spoke to before signing. La risposta è non direttamente ancora per il momento, solo in chiamata prepartita, in videochiamata prepartita in collegamento domenica in precedenza all'inizio della trattativa, insomma prima di arrivare qui avevo parlato sì con la mediazione di Giovanni Sartori e Marco Di Vai. Ciao Lewis, buongiorno. Francesco Loreti, Radio 1909, Radio Nettuno Bologna 1. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Quali sono le caratteristiche in cui ti senti più sicuro all'interno del campo e quali sono invece i punti in cui senti di dover migliorare, soprattutto in un campionato così difficile come quello italiano? I think there is a lot of things that I need to improve on. No one is perfect. I would like to be more mobile, quicker, stronger, and better in all aspects. And I believe that this is the right place and has the right staff to help me develop all these things to become a better player.
partendo dal presupposto che nessuno è perfetto, un giocatore compiuto, devo migliorare in molti aspetti, in particolare devo essere più mobile, più veloce e anche mettere più forza. Sono convinto comunque che questo sia il posto giusto per la mia crescita, in particolare ci sia anche lo staff giusto da tutti i punti di vista per permettermi questa crescita, questo sviluppo. Scusa, avevo solo una curiosità. A livello tattico e anche tecnico, preferisci qualcuno in particolare, Dominguez, Scouten, Ebischer? A chi preferisci star vicino, se cambia qualche cosa, per quello che hai potuto capire in questi giorni, insomma, in queste prime giornate? No, I don't have a preference of playing alongside any individual, but from what I have seen in training, the midfielders are of a really good standard, so I'm looking forward to playing alongside them. Non ho per il momento, dal punto di vista tecnico-tattico, un compagno con cui preferisco giocare o stare vicino. Da quello che ho potuto vedere in questi primi giorni, comunque qui il livello del centrocampo è molto alto e di conseguenza sarà in ogni caso un piacere poter farne parte, ecco, e giocare a fianco di ragazzi già molto collaudati. Volevo sapere un aspetto personale: che cosa vuol dire avere un padre che è stato un calciatore professionista? E voglio dire, a volte i papà calciatori possono essere anche un po', fare un po' di pressione sul figlio. Come sei cresciuto fin da bambino? Poi tu hai anche uno zio che ha fatto your ankle made history of Glasgow Rangers. Tuo zio ha fatto la storia. Che cosa significa questo? Vivere fin da bambini in quell'ambiente lì? Voler essere all'altezza di loro? Yeah, my father and uncle both played football, and they both played at a really high standard, so there is a little bit of pressure on the name back in Scotland, but I don't feel the pressure too much. I try and embrace it, and I look up to these guys because they have been there and done it, and I would like to do the same thing, so I don't feel any pressure. I more embrace the situation. Sì, avere papà e zio che entrambi hanno comunque fatto per certi versi la storia del calcio scozzese, perché hanno giocato ad alti standard, ad alti livelli, è evidente che un po' di pressione la potrebbe mettere, perché in Scozia è un cognome abbastanza, diciamo, pesante da questo punto di vista. Però onestamente non l'avverto più di tanto, cerco comunque di fare del mio meglio, e sono nomi conosciuti, seguiti e si possono anche vedere, le gesta, essendo giocatori del passato, si trovano, ma in ogni modo cerco di fare il mio e di anche trarre ispirazione. I'm just now by myself, but my girlfriend will move over in a couple of weeks. In un paio di settimane lo raggiungerà la ragazza, per il momento è per conto suo. Easy question, semplice. 7 giorni che sono passati a Bologna, cosa ti ha colpito della città? Se c'è qualcosa che ti ha colpito, se sei riuscito anche a vedere qualcosa, se c'è, non so, il cibo, l'arte, le persone, qualcosa. Una tua prima impressione? È in inglese. Il cinema in piazza è in inglese, quindi ero felicissimo. I've only had maybe 2 or 3 days to see the place, but I've had a walk around the city, and it seems like a beautiful city. It seems like a nice place to live,
So I'm really looking forward to living in the city and getting to know the people around the place. In realtà i giorni sono stati solo due o tre, non vede l'ora di poter passeggiare per Bologna, conoscerla, apprezzare la sua gente. La prima impressione è che sia un posto molto gradevole. Just from the outside, I've not seen inside yet. Solamente da fuori, ma non è entrato. Volevo chiedere una cosa a Marco. Ho visto che Doig è andato a Verona, voi inseguivate anche un suo compagno di squadra che poi è andato a Liverpool. Cioè, che cosa ha di appetibile il calcio scozzese oggi per un club? È sviluppo, un calcio che da Aaron in avanti comunque sta tirando fuori giovani molto interessanti, quindi è un calcio che l'adattabilità che in questo momento stanno dimostrando la nuova generazione è un fattore importante per chi riprende. Aaron ha aperto una strada nuova qui da noi e quindi dietro sono andati altri club, quindi è un campionato che tira fuori comunque sempre giocatori giovani interessanti. Ancora con dei prezzi trattabili. Il cambio è buono. Non è fatto il cambio, ma ancora non è. Sì, Marco, proprio su questo, come avete seguito Ferguson? Avete avuto modo di seguirlo anche là andando a visionarlo sul campo o vi siete affidati a insomma una guida noi da remoto? No, la parte nostra, perché come ho detto prima, ci siamo trovati sul nome insieme a Giovanni, perché è arrivato quando abbiamo fatto un po' le liste, era uno di quei nomi che a centrocampo che erano interessanti da portare avanti come trattativa. Lui sì, noi non eravamo andati a vederlo lo scorso anno perché poi dopo era nella parte finale, quindi c'è stato un po' di problemi come sapete, e quindi non avevamo organizzato troppi viaggi sotto questo punto di vista. Invece loro nel gruppo di Sartori erano andati a vederlo dal vivo più di una volta, quindi avevamo più di una relazione su di lui. Più o meno, poi lascio la parola anche ai colleghi, magari vogliono chiedere anche loro qualcosa. In questo momento qua il mercato del Bologna come lo vogliamo definire? Prima parte chiusa, siamo in attesa di sviluppi per cercare quali tasselli? Ma allora, la cosa importante per noi era sostituire i partenti, e quindi abbiamo perso due giocatori importanti, giovani, che anche per loro volontà hanno deciso di prendere altre strade, quindi in questo momento per noi era sostituirlo dal punto di vista tecnico e quindi dare alla squadra, rendere la squadra competitiva e comunque anche da un punto di vista numerico nelle posizioni che erano scoperte. Gli obiettivi li conoscete bene perché sono quelli nelle posizioni che sono vaganti in questo momento, vuote, alle spalle di Arnautovic, alle spalle di Medel. Abbiamo preso una decisione di mandare a giocare Binks un anno proprio per farlo crescere e completare la crescita, quindi in questo momento abbiamo la necessità di sostituirlo e trovare un profilo dietro a Medel. E la stessa cosa per Marco Arnautovic, perché prendendo Santander e Falcinelli e pensiamo che Vanoidonk abbia bisogno ancora di un anno fuori, quindi abbiamo bisogno di trovare un attaccante che possa essere pronto a quando, se Marco un giorno non dovesse giocare qualche partita. Ti chiedo solo se anche Dykes è in uscita come Vanoidonk. Stiamo parlando, sì, stiamo parlando con qualche club. Noi abbiamo fatto le nostre scelte dal punto di vista sulla fascia sinistra con Ligo Giannis e con Cambiasso, quindi sapevamo della volontà di Mitch comunque quella di provare a cambiare aria, quindi stiamo vedendo con la gente un po' il mercato e comunque troveremo la soluzione. Sì, io faccio anche faccio un'altra, poi se i colleghi vogliono. No, rispetto la partita Ilicic è una partita a sé stante, oppure. Ma come ha detto il nostro amministratore, chi persona migliore può definire la questione Ilicic, che lo conosce benissimo per averlo portato lì, che è quella di Sartori. In questo momento siamo concentrati su quelli che sono i nostri obiettivi
principali proprio dal punto di vista sia numerico e per dare, per cercare di dare profondità alla rosa con due giocatori, secondo me con due giocatori importanti poi fondamentalmente, che possono rinforzare questa squadra. Poi per la questione Ilicic è uscita fuori, una questione aperta pubblicamente, ma in questo momento siamo concentrati su due posizioni che sono necessarie. Poi quella è una questione che Giovanni insieme al club vedremo come si svilupperà nel tempo da qui alla fine del mercato. Quindi sarebbe una ciliegiona, diciamo, da aggiungere a una rosa messa in ordine, però sarebbe qualcosa quasi in più che però costringerebbe forse a qualche uscita. Il nostro grande sforzo in questo momento è mantenere la squadra e mantenere i suoi punti più forti, dopo aver perso due giocatori importanti come Aaron e come Svanberg, perché pensiamo che sia una rosa che comunque in crescita, in sviluppo e sotto certi punti di vista anche completa nei giocatori, dando ricambi importanti anche all'allenatore, e dobbiamo completarla con queste due posizioni e quindi soprattutto per quello che è la parte tecnica, cioè con quello che è successo con il mister, dare continuità a questo gruppo per noi è fondamentale, perché dal punto di vista lavorativo giornalmente è un gruppo che si conosce molto bene, che ha delle grandi responsabilità, ha dimostrato di essere un gruppo serio e questo può agevolare anche il recupero del mister con più calma, senza grandi stravolgimenti. Questo per noi è un punto molto importante, dare continuità. Oh, io faccio l'ultima, perché comunque si è detto, ho parlato con un ex allenatore, ho fatto un'intervista con Zaccheroni, che diceva qual è il problema, la pressione sui giovani soprattutto, pochi hanno resistito qua, quelli che hanno resistito sono stati tipo Baggio, Signori, Di Vaio, cioè diceva personalità, comunque esperienza in grandi squadre, quindi anche capacità di sostenere critiche che lui ritiene, Bologna sono molto pesa, molta pressione sui giovani senza pazienza di aspettare. Sono d'accordo con lui che ci sia pressione, ma allo stesso tempo in questo momento mi sembrano, stiamo cambiando un po' direzione, anche il nostro pubblico, i nostri tifosi hanno cominciato a capire la linea che il club ha preso negli ultimi tempi rispetto a quando io giocavo qui, quando io in precedenza con Baggio, con Signori, dove c'erano squadre formate in maniera diversa. In questo momento stiamo andando nella direzione dei giovani di qualità, con potenziale, e questi giovani devono dimostrare nella crescita, oltre che tecnica, di crescere anche dal punto di vista personale, umano, di completarsi anche dal punto di vista mentale. E chi lo fa in maniera più rapida ha dei riscontri immediati, come è successo con Tomiascio, come è successo con Svanberg, che comunque dall'inizio hanno dimostrato, Ichi stesso hanno dimostrato di avere dei valori anche da quel punto di vista, qualcun altro non c'è riuscito e sta dimostrando il talento da qualche altra parte, ma questo fa parte. Quando investi sui giovani sai che sono delle problematiche che potresti incontrare. Io a tutti i ragazzi che in fase di presentazione della città spiego sempre che è una città per un giovane ingannatrice, perché è una città che mentre per un uomo grande è una città bella, perché sei abbastanza completo dal punto di vista mentale e della tua esperienza, per un ragazzo giovane Bologna potrebbe essere ingannatrice, perché durante la settimana è una città che ti fa vivere e ti fa star molto bene, e poi la domenica allo stadio devi giocare con la storia del club, devi giocare con la storia dei titoli vinti, con il confronto con i grandi giocatori che sono passati qua, e quindi sono due aspetti opposti ma sempre dello stesso posto, quindi non è facile, e lo capiscono quando mettono piede la prima volta al Dall'Ara, e quindi ma va bene così. Zaccheroni se la pigliava con noi giornalisti che facciamo pressione, ma è normale, perché Bologna ha una storia, avere pressione nel club in toto dalla parte tecnica, su tutti noi, e poi per scendere sui giocatori, l'allenatore,
è giusto che sia così, perché è un club storico, un club che ha vinto tanto, e il riferimento non è come giocare in altre piazze, quindi se, però allo stesso tempo se hai successo a Bologna riesci a hai un altro credito rispetto a, ad altre piazze. No, ti chiedevo rapidamente se i due acquisti necessari, diciamo che hai definito necessari, che arriveranno, saranno finanziati da chi è già andato via o se dovrà essere necessaria qualche altra cessione da qui a fine mercato. No, non sono previste, non abbiamo bisogno di altre cessioni, come ha detto il nostro amministratore, e in questo momento abbiamo le risorse, la possibilità di poter operare e cercare di sostire, di prendere questi giocatori. Ci sono varie formule, come tutti ben sapete, quindi capiremo anche, dipende anche da chi vende, come vendono, come la richiesta, quindi le formule poi dopo uno le mette in pratica in base a anche che sono il valore, le valutazioni che fanno gli altri club dei propri giocatori.